Buongiorno Diego Parasole dal Marca di Bologna, sono qui col dottor Carlo Bertolino di Cuchi e col dottor Alessandro Ferlito di Novamont, rigorosamente in ordine di altezza, però io così mi sento un po' a disagio, scusate, mi metto in mezzo. Siamo qui per parlare di questa partnership straordinaria, lo dico volentieri perché mi hanno dato 50 euro in più perché lo dicessi, che coinvolge Novamont e Cuchi. Come mai questa partnership? Chi parte nella risposta? Facciamo bim bum bam, tutti e due dicono parte l'altro, partiamo dal dottor Parto io. Cuchi ha una lunga tradizione di attenzione all'ambiente, alla riciclabilità e alla sostenibilità dei propri materiali e da alcuni anni ha cercato di sviluppare con Novamont un prodotto adatto ai propri consumatori per performance, per capacità di proteggere il cibo e finalmente oggi siamo qui orgogliosi a presentare questo sacchetto gelo Cuchi in Materbi. È una partnership, se non sbaglio, in esclusiva rispetto a questa tipologia di prodotto, dottor Ferlito. Certamente, è la prima volta che lanciamo questo manufatto, questo prodotto. E fa parte appunto anche di una strategia di Novamont di cercare partnership strategiche già dai tempi ancora dei primi sviluppi del Materbi e l'abbiamo fatto su tanti settori. Questo è un ulteriore passo verso l'avvicinamento verso brand importanti che ovviamente scelgono prodotti ingegnerizzati dall'inizio, quindi su tutto il ciclo di vita per rispondere alle massime esigenze ambientali ed avere il minimo impatto ambientale sin dalla prima fase di studio. La guardo con soggezione dal basso verso l'alto, sempre più attenzione all'ambiente che è nelle strategie di Novamont ma anche di Cuchi. Mi sembra che negli ultimi anni stia crescendo l'attenzione all'ambiente in Italia. Qual è il vostro punto di vista, dottor Bertolino? Assolutamente sì, è vero che negli ultimi 5 anni il consumatore italiano è davvero cambiato, è molto più attento all'ambiente, le ricerche ci dicono che tra le caratteristiche principali che i consumatori chiedono a un prodotto è quello della sostenibilità e sono disposti a pagare qualcosa in più per avere questa caratteristica. Dottor Ferlito, cosa ne pensa? Assolutamente, siamo anche oggi tra tante cose in una fiera dove proprio ieri la Comunità Europea ha addirittura annunciato una strategia per la riduzione dei rifiuti ancora più forte e quindi questa deve passare per forza anche per il packaging e per packaging sempre più sostenibili. Sì, io sono stato molto colpito dai titoli anche dei giornali e dei telegiornali in cui quasi si parlava di lotta alla plastica e ci tengo a dire tutti noi siamo biodegradabili e compostabili e vogliamo restare sul mercato ancora molti anni. Grazie.